Nella nostra alimentazione quotidiana possiamo tranquillamente integrare con vegetali che appunto sono tuberi, radici, e vediamo quali sono e come possiamo utilizzarli e quali sono le proprietà. Quelli più conosciuti sicuramente sono le patate e le carote, ma ce ne sono tanti altri. Pensiamo alla batata rossa, alla barbabietola, alla rapa bianca, oppure altri tuberi che si usano anche soprattutto in fitoterapia e in erboristeria, per esempio lo zenzero, la curcuma o la tapioca, che è un derivato della manioca. Principalmente i tuberi sono una fonte di amido, quindi carboidrati, e anche di una fibra che è la linulina, molto importante perché ha un'azione prebiotica. Che cosa sono i prebiotici? I prebiotici sono la base di nutrimento per la crescita dei batteri buoni, definiti appunto probiotici. Principalmente i più famosi sono i bifidobatteri e i lattobacilli. I probiotici sono fondamentali per il buon funzionamento del nostro sistema immunitario intestinale. Pensate che il 60% delle cellule del GALT, che sono quelle del sistema immunitario, sono localizzate a livello intestinale, per cui avere un intestino sano, un intestino che funziona, è fondamentale per il mantenimento della nostra salute. Si parla sempre di mantenimento del sistema immunitario intestinale, ovvero di eubiosi, proprio quando c'è un equilibrio fra batteri buoni e batteri cattivi. Quindi i prebiotici, in questo senso, in questo senso li troviamo appunto nei tuberi, quindi patate, e tutti quelli che, insomma, che abbiamo elencato prima, e sono appunto, come vi ripeto, la base di nutrimento per la crescita di questi batteri. Per quanto riguarda esempi di alcuni tuberi, mi piace ricordare la batata rossa, che è batata, appunto, non è un errore, l'ipomea batatas, che è un tubero principalmente sudamericano, particolare perché se pensate alla patata, che è comunque giallo chiaro, la batata ha un giallo molto intenso, quasi arancione. Ci sono alcune varietà che sono anche un po' sul violaceo. Ecco, questo colore caratteristico ci dà un'informazione già immediata: la ricchezza di antiossidanti, soprattutto di antociani. Quindi la batata ha questa caratteristica di essere molto ricca di antiossidanti. Si può consumare anche cruda questa, per esempio la patata, ovviamente a causa dei suoi antinutrienti, deve essere per forza cotta. La patata invece si può consumare anche cruda, la possiamo fare al forno come delle chips e tutte le ricette, insomma, simili alle patate. La curcuma, che è stata riscoperta molto negli ultimi anni, anch'essa sotto forma di polvere, può essere utilizzata, ad esempio, in aggiunta ai nostri cibi, può essere utilizzata per la preparazione del golden milk. Potete trovare appunto sul sito di Creamy la preparazione. Anche io l'ho usato negli ultimi giorni. Soprattutto il golden milk in base di curcuma è consigliato durante l'inverno, proprio perché la curcuma ha questa azione antinfiammatoria mirata a, per esempio, quando ci sono dei dolori osteoarticolari. Un altro tubero, una radice, è lo zenzero. Ne abbiamo parlato in modo specifico anche in un altro video. Lo zenzero è antinfiammatorio, antiossidante, insomma, ha tantissime proprietà. Un altro tubero è la barbabietola. La barbabietola, per esempio, anch'essa ricca di antiossidanti, molto rossa, pensate, no? Di acido folico, ma anche di vitamine e di minerali come il magnesio, o il potassio. La barbabietola, un altro uso che se ne può fare, oltre l'uso, insomma, di cotta o cruda, è anche come centrifugato. Il centrifugato di barbabietola è molto drenante, molto diuretico, quindi è consigliabile. È molto rosso, quindi è anche bello da vedere. Un altro tubero che posso consigliare, per esempio, è la tapioca, che è un derivato della manioca, e si usa come se fosse una farina. La caratteristica è che è senza glutine, per cui può essere usata anche nell'alimentazione per celiaci. Anche la rapa bianca è un altro tubero che possiamo usare tranquillamente. Possiamo mangiarne sia le cime, appunto le famose cime di rapa, che la radice, sotto forma di
di purè, oppure mescolandola, per esempio c'è la ricetta che fa spesso mia madre, quella di farla a cubetti mischiata con le cime di rapa in padella, quindi c'è questo come dire, contrasto fra il duro insomma della rapa e poi le foglie. E quindi principalmente ecco, i tuberi e le radici sono dei vegetali che possiamo tranquillamente integrare nella nostra alimentazione, proprio perché poi i nutrienti che ci danno ecco, sono, come abbiamo detto, questo amido, la fibra, l'inulina, il prebiotico, ma anche soprattutto minerali, soprattutto il potassio è molto ricco, è molto presente nei tuberi. Quindi ecco, insomma, vi consiglio di integrare la nostra alimentazione e anche di sperimentare con questi nuovi alimenti vegetali.